Allora, un bel Rhyhorn, che direi di prenderlo tanto per. Rhyhorn! Ok, al 42, smetti di saltare. Uno, due. Quanto lo sapevo che uscivi al 2. Uno. Maremma, perché vuole uscire sempre all'1? Uno. 2, 3, dai. Ok, perfetto. Ah, Rhyhorn catturato. Rhydon catturato. Allora, Pikachu sta per salire. E anche loro, bene. Direi di usare Nidoqueen, visto che non la uso. Comunque, Rhydon. Ah, voglio farvelo vedere assolutamente. Allora, devo mandare 1, 2. E 3, però direi di mandare prima te. Allora, curiamo il mio team e poi proseguiamo. Perfetto. Allora, vediamo cosa. Ok, potrei dire buono, perché aumentare un po' la difesa speciale va bene. Però, come vedete, è davvero bassa. Se aumentava la difesa fisica, forse era meglio. Però è abbastanza buono aumentare un po' la difesa speciale. Tanto lì per lì. Però, anche se è sprecata, vabbè. Comunque, cavolo, è davvero forte. Vediamo un po'. Meh. Meh. Vabbè, con le caramelle qua è tutto è possibile. Comunque, Megacorno. Ho sbagliato. È 120, come vedete. È devastante. Mossa coleottero più forte del gioco. Non esiste una mossa coleottero più potente di Megacorno. Non esiste. Proprio no. Allora, adesso, Machop, sei orribile. E ora, di qua, vero, si incontra anche Onix. Io mi dimentico molti Pokémon, ora come ora. Adesso, da queste parti dovrebbe esserci anche una curatrice, però non mi ricordo. Ho sbagliato, è dall'altro lato, maremma me. Dovrebbe essere dall'altro lato. Facciamo così, utilizziamo la... Dov'è? Ok, repellente, uso tutti i repellenti che ho perché davvero... Se no ci mettiamo anni. Allora, te. Perfetto. Comunque ripeto, si possono incontrare molti molti Pokémon qua. Però quelli più forti ve l'ho già detti. Oh mamma mia. Scyther. Allora, sei volante coleottero. Frana dovrebbe farti per 4, come dire. Quindi, esatto, KO assicurato. Allora, Marowak. No, Pikachu. Mandiamo Pikachu. Così Surf Splash dovrebbe bastare. Allora, Surf Splash. Ok. Paralizzato un tipo terra, va bene. Ossomerang. Ok, mamma mia. Ossomerang fa molto male. Allora. Perfetto. E Pikachu al 58. Pam. Ok, vediamo un po'. Ok, ma aumentate le difese fisiche, maremma. Allora, Giorgio sconfitto, perfetto. E ora prendiamolo qua.
Revitalizzante max, vabbè, questo serve. Altro coach. Qua ce ne sono tre, se mi ricordo. Se mi ricordo bene, potrei sbagliare molto pesantemente. Allora, tu dovresti curarmi, vero? Ok. Grazie mille. Adesso, questo deve andare di qua, poi da qua devo tirarlo giù e poi di qua. Quindi, andiamo... No. Così. Di qua che c'è? Un oggetto. Bora. Questo è buono. Questo è davvero buono. Comunque, usiamo un altro. Durante la grandine, se volete usare Bora, fatelo. Se avete, che ne so, un Vulpix Alola e Ninetales Alola, gli fate imparare... come si chiama? Grandine. È davvero un'ottima scelta. Perché Bora con la grandine va al 100%. Quindi davvero è una cosa fantastica. Ora, da queste parti... Tipo qua è... Esatto. PP Max, vabbè. I PP Max li ho venduti, mi sembra. Comunque, assolutamente non ora. Te non ora, assolutamente. Allora, tiriamo giù. E di qua... Ok, l'avevo già attivato. Quindi quello a cosa serve? A niente. Perché qua ci sono già stato. Riutilizziamo il coso. Devo attivare questo. Il problema è che non mi ricordo come si attiva. È un gran problema non ricordarsi le cose. Allora, di qua devo fare dall'altro lato, quindi non di qua. No, devo andare di... da questo lato. Quindi, vediamo un attimino. Devo utilizzare loro tre, così salgono di livello e io sono felice. Tagliamo i dialoghi, perché siamo adesso a 40 minuti. Alexa, perfetto, che mandi? Dai! C'è, dai! Ah. Allora, surf, aglio, aglio resisti. Nidoqueen, ho la pelle d'oca. Cioè, ha resistito a un surf che è per qua, per 4, per 2. Wow. Proviamo terremoto. Mi sa che terremoto fa più danni, non perché va bello stab, ma perché attaccante fisico. Allora, Nidoqueen 58 e siamo a cavallo. Ok, aumenta un po' la difesa fisica. Aumentala un po', dai, Nidoqueen. Ora, Wigglytuff, assolutamente lei. Poiché veleno la butto giù in un colpo solo questa cosa. E via, brava Nidoqueen. Ok, adesso va bene. Hitmonchan. Hitmonchan fisico. Mandiamo Dragonite. Gli faccio volo e lo saluto. Ricordo Hitmonchan fisico, a tutti i pugni elementali, compreso stramontante. State attenti, Hitmonchan è veramente forte. Poiché giallo pugno vi fa fare il... vi fa il per 4, quindi sì. Dai. Very well. Mamma mia. Ah. No, io adoro Dragonite, mamma mia. Riottenerlo ovviamente come lo volevo io ora è davvero fantastico. E soprattutto che aumenta l'attacco speciale è tanta roba. Allora, Alexa sconfitta. Oh, sei un portento.
Grazie tesoro. Adesso devo modificare un po' il team, poiché tutto è il 58 tranne Arcanine. Ora, qui. Sì. Pozione max. Questa mi servirà per la lega. Assolutamente. Ora posso venire di qua. Di là abbiamo già controllato. E qua c'è tanta roba da scegliere. Allora, bacca vana dorata, queste qua mi serviranno. La miseria, mi hai visto fin da lì, cavolo. Ovviamente molto lentamente, a non lanciare il Pokémon a 3 km, è troppo facile. Allora, Caterina che manda... Testiamo. Bravo cucciolo. Bravissimo. Bravo. Bravo. No davvero, tra tutti i Pokémon Jinx davvero è bruttissimo. Tu sfidare me? Tu sfidare mio Arcanine? Resiste, direi. Forza, chi ha l'oltraggio più potente, mi sa io. Direi. Dai. E Arcanine vince. Non importa chi, Arcanine vince sempre. Ok, si è confuso. 958 a go-go. Perfetto. Oh, difesa finalmente. Arcanine, sei la gioia. Aumenti solo te la difesa. Allora, Golbat. Dovrebbe bastare. Dai Arcanine. No Arcanine, non puoi Arcanine. Gli stai dando pietà, lo so Arcanine. Forza, forza. Dai Arcanine. Bravo Arcanine. Lo sapevo che è solo per pietà che ti sei colpito da solo. Lo so. Lo so che ti sei colpito da solo, solo per pietà. Sgranocchio. Arcanine. No, no, no. Niente brutti colpi. Ok, è giù di morale. Lo so, cucciolo, lo so. Vai. Voglio aumentare assolutamente l'amicizia con Arcanine. Ok, felicissimo, bravo. Schiva l'attacco grande così. E chiude. Ah, Maremma. No, ragazzi, io Arcanine lo adoro. È bellissimo Arcanine. Ah, e soprattutto è l'unico che mi dà tante gioie. Cioè, è l'unico che aumenta la difesa, l'unico che aumenta l'attacco speciale e attacco fisico insieme. È troppo forte. Comunque, Electrode, ok. Questo forse mi darà problemi. Forse mi darà problemi, però Arcanine... Ok, questa è brutta. Ma ti piace proprio spammare tuono, eh? Cioè, per due volte l'ha tirato e per due volte mi ha beccato. Cavolo. Vabbè, no, ora Arcanine ti sostituisco, tranquillo. Adesso, chi mi mandi? Kingler. Ho il tuo amico perfetto per giocare. Vai. K.
Che poi alla fine Kingler in parte esiste nella vita reale, è un violinista, quindi alla fine se... Allora, no. Proviamo a vedere, un secondo. Proviamo a vedere Surface Splash. Basta, demolito. Che poi Pikachu, nella prima gen ovviamente, in Pokémon giallo, poteva imparare Surf. Quindi davvero è un riferimento bellissimo. Anche la tavola da Surf è un riferimento all'anime, chissà cosa. Direi Fulmine. Perché tanto esatto, siamo più veloci assolutamente di un Pidgeot. Siamo più veloci assolutamente di un Pidgeot. Mamma mia che schifo l'italiano. Ok. Perfetto. Andiamo avanti velocissimi. Un attimo, avevo visto qual... No, ok. Mi era sembrato di vedere la coda di Pikachu scuotersi, però no. Allora, qua devo spostare avanti, così facendo lo spazio aperto. E di qua, da questo lato, sì, riutilizziamolo. Da questo lato bisogna usarlo di là dove c'è il coach per aprire la strada. E qui adesso dovrebbe essere possibile. Eccolo, perfetto. Ora devo fare tutto avanti. Facciamo così, si fa un po' prima. Ovvero si usa entrambi le mani. Entrambi le mani. Ignorate questo povero italiano, per favore. Ignorate questo povero italiano che ha un italiano orribile, vi prego. Che poi qua non si può, esatto, non si può tirarlo su, quindi alla fine è inutile tirarlo in su. Ora, al posto di fare un errore, no, è tutto a dritto, ok. Mi sembrava che dovevo andare o in su, o leggermente in su o leggermente in giù, ma tanto no. Vai. Sbaglio, per mezzo secondo non ha avuto l'ombra. Non ha avuto l'ombra questo coso. Cioè, ok. Allora, cambiamo Arcanine e mettiamo Primeape. Sì, 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 mettiamo Primeape. Allora, Dawson. Che razza di nome è? Allora, Lickitung, perfetto! Ah. Allora, che devo dire? Breccia tutta la vita. Perfetto. Very well. Adesso 620. Allora, ricordo Blastoise, può diventare un attaccante misto e un difensore misto. Ricordo nel mio primo Let's Play mi è uscito perfetto. Attaccava chiunque, attaccante fisico, attaccante speciale. E soprattutto, difensore reggeva la vita da quanta difesa aveva. Se lo volete in squadra, prendetelo. Davvero prendetelo. Idropompa dovrebbe reggere, dai. Esatto, perfetto. Comunque ripeto, è davvero forte. Se volete un attaccante misto e un difensore misto in un unico Pokémon, Blastoise può essere la scelta che volete fare. Se ovviamente volete scegliere un tipo acqua. Allora, Onix. Voglio provare a usare Gelo Pugno su Onix. Poiché per 4... E regge abbastanza. Ok, guardate lì, c'è niente. Gli passa sopra a Dragonite. Stavo per dire Dragonair ancora, cioè, vabbè. Ah,
Dicevo Dragonair era Dratini. Cioè, no, dicevo Dratini era Dragonair. Ora dico Dragonair e Dragonite. Vabbè. Allora, Dawson sconfitto, perfetto. E ripeto che razza di nome è Dawson. Comunque, proseguiamo. Perfetto. Adesso prendiamo questa tanto per ricarica totale ancora, grande bene. Grande bene. Vi prego. Mamma mia. Oh. Ok. Avevo finito il repellente, ora te ti mando fin qua. Così siamo a posto. E te invece ti sfido, però voglio utilizzare Vaporeon. Allora, sì, ti sfido, dai. Allora, Massimiliano, che manda Primeape. Ho fatto malissimo. No, ora che ci penso in realtà no, Conserve dovrei mandarlo giù. Perfettissimo. Mamma mia, questo qua non ha la potenza di Primeape, si vede proprio. Ok. Allora, idrovampata. Allora, Gyarados, assolutamente. Pikachu. Penso che questo qua dia oltraggio, non ne sono certo, ovviamente. Ok. Allora, Arcanine. Perfetto, terremoto. La miseria, che danni. Forza. Perfetto. Perfetto, proprio doc. Ok, e Tauros. No. Troppo forte. Pensavo facesse di più. Allora. No, Dragonite, assolutamente Dragonite. Deve reggere un colpo di livello 2. E mamma mia, cioè, colpo di livello 2 letteralmente, poiché ora è il secondo turno di colpo. Ed è stabbato. Allora, gelo pugno e ciao ciao. E Massimiliano sconfitto. E chi se l'aspettava? Mi hai proprio colto di sorpresa. Ok. Oltraggio. Ok, avevo ragione. Scommetto che muori dalla voglia di sapere cosa contiene l'MT-39. Ok, te lo dico. Oltraggio. Niente fa più paura di un tipo tranquillo che si arrabbia all'improvviso. Ahahaha. Ok. Che poi ovviamente a un certo punto vi confonde.
Adesso siamo solo a 57 minuti. Se ce la faccio, forse riesco a caricare tutto insieme. Tu e Pikachu ammirate insieme la Lega Pokémon. Conto su di te. Ora, riguardo a quello che ho detto prima del... Forse ce la faccio a caricare tutto in un episodio. Forse sì, forse no. Non lo so. È finito l'effetto del repellente, non mi importa. Allora, mi sa che forse non ce la faccio proprio a caricare tutto insieme. Però la speranza è sempre l'ultima a morire. Allora, abbiamo finito ovviamente. Via vittoria completata. Ah, mamma mia. Adesso, da queste parti sei te, ovviamente. Forza. Ok, io sono Memorina. Sì, in cambio della squamacuore. Allora, al posto, per Arcanine. Non c'è extra rapido. Aia. Vabbè. Allora, rinuncio. Però c'è una cosa che voglio vedere. Di Dragonite. Ok, perfetto. Iperraggio, quanto lo sapevo. Comunque, piccola cosa di iperraggio. In prima gen, iperraggio era la mossa più OP del gioco. Perché non serviva a caricare. Il turno dopo potevate attaccare di nuovo. Ed era la mossa davvero più OP del gioco. Ed era fisica, se mi ricordo. Allora, contrattacco. Niente. Tanto per vedere intanto che passa l'ambulanza, devo alzare la voce, Maremma. Ok, allora Vaporeon. Pistola acqua, sbadiglio, raggia aurora. Questa è bella, raggia aurora. Però, un attimo, raggia aurora. No, 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 no. Assolutamente coso. Assolutamente giallo raggio. Allora, Dragonite l'ho visto, Nidoqueen. Ok, no, Nidoqueen sarà già visto. Comunque no, mi sa dovrò dividere i video. Sia per convenienza mia, anche vostra, in parte. Ok, vabbè, no, Pikachu assolutamente niente mosse. A Pikachu vanno bene queste. Allora, tu, Primeape, ripeti. Ok. Colpo... No, 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 no. Va bene così, va bene così. Allora, da queste parti, tipo qua dovrebbe spawnare, dopo che avete ovviamente finito la lega, potrete comprare le mega pietre. Dicevo, dopo aver finito la lega, potete comprare le mega pietre e mamma mia, si vendono davvero a tanto, ma davvero a tanto. Adesso, tanto per direi, compro non questi ma questi. Ne compro 12 perché mi serviranno, immaginate a cosa. Poi, revitalizzanti ne voglio tipo 14 per stare a posto. Ok, poi, ricariche totali. Per stare veramente a posto. Poi basta, sì, queste non mi servono. Quante Pokéball. Allora, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito proprio. Allora, ho già curato il team, perfetto. Quindi, nel prossimo episodio, cosa faremo?
non andremo dai Super 4, ma andremo in ordine alle Isole Spumarine, nella centrale elettrica, e la completeremo al 100%. E poi rifaremo la via Vittoria. Esatto, per quel motivo. E mamma mia, spero di fare una bellissima miniatura, non come quell'orrore dell'altra volta. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace, e al prossimo episodio. Ciao!